freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. Lino Secchi è il coordinatore del comitato organizzatore della Gran Fondo del Conero, nonché vicepresidente della società che dà vita a questa manifestazione, la Pedale Chiara Vallesi. Innanzitutto, dai primi dati che arrivano, oltre 800 iscritti è già un successo. Sì, mi dicono che dai iscritti che abbiamo oggi, quelli che si prevedono domani mattina, supereremo i 900. Questa è una cosa che era isperata soltanto 5-6 giorni fa, raggiungere questo obiettivo, e penso che sia significativo questo, perché lo si fa, si arrivano a queste cifre in concomitanza di altre manifestazioni come quella che c'è domani. Soltanto se si ha una storia, credo che ci sia un riconoscimento anche del valore della manifestazione sotto il punto di vista tecnico, organizzativo e anche del paesaggio, dell'ambiente, del contesto in cui si svolge. Sì, diciamo che abbiamo fatto un team veramente competitivo per l'anno in corso, per la stagione in corso. E per quello che concerne la Gran Fondo del Conero, siamo operativi a 360 gradi per collaborare con il Pedale Chiara Vallesi nel migliore dei modi per la riuscita della manifestazione. Maini, voi con la Body Spring siete vicini a questa manifestazione, diciamo che un villaggio allestito in questo modo per voi sponsor è anche un po' una festa. Assolutamente sì, è una bellissima circostanza in cui noi siamo presenti con il nostro marchio Body Spring, che significa fitoterapia, integrazione, e abbiamo anche una nuova linea che si chiama Well & Win, specifica per gli sportivi, appositamente studiata, con tutto alle spalle in termini di qualità, conoscenza del farmaceutico, perché siamo ovviamente all'interno della realtà Angelini. Massimo Morganti, siamo oltre 900 partiti, questa è una manifestazione che già prima di partire è già un successo. Sicuramente sì, con tutte le varie vicissitudini che ci hanno anticipato la manifestazione. Sono contentissimo, inaspettato, sono sincero. Avete prenotato anche il sole, meglio di così non si può. Ma è un ricordo di 2 anni fa, l'anno scorso non era sinceramente questa giornata, quest'anno siamo fortunati in tutto, speriamo che la gara riesca al meglio per essere tutti felici e contenti anche all'arrivo. Fabrizio, la manifestazione è importante, i premi in palio sono tanti, oggi darai il massimo. Sì, siamo venuti qua per fare bene, abbiamo già 2 maglie del medio in squadra, dunque siamo carichi, si vede di fare il nostro meglio per gli sponsor e per Giorgio, che ci porta sempre con più passione a queste corse. Insomma, questo Giro d'Italia è un divertimento ma anche una bella lotta. Ci sono grandi avversari, i percorsi sono impegnativi, dunque bisogna essere pronti mentalmente soprattutto a queste fatiche. La famiglia Copparo sta lavorando molto bene,
È una bella Gran Fondo, io come ogni anno inizio qui e vediamo un po' adesso il proseguo della stagione di fare bene. Un migliaio di partecipanti hanno dato vita alla Gran Fondo del Conero Cinelli, bella manifestazione, seconda prova del Giro d'Italia Amatori 2012. Viene abbassata la bandierina a scacchi, abbiamo visto Lino Secchi abbassare la bandierina a scacchi con un volto molto noto del movimento ciclistico femminile, con Alessandra Cappellotto, ex iridata del 1997. Alessandra Cappellotto dunque testimonial di questa bella manifestazione abbinata a tante iniziative collaterali. Come abbiamo detto, si tratta della Gran Fondo Conero Cinelli, il via ufficiale è stato dato appunto, oltre che da Lino Secchi e da Alessandra Cappellotto, anche dagli assessori comunali Borgognoni e Brisighelli. In precedenza, tra l'altro, prima dei partecipanti alla Gran Fondo vera e propria, erano partiti anche IA Senza Fretta, una bella iniziativa aperta a tutti quegli appassionati che hanno potuto misurarsi sugli stessi percorsi, sugli stessi due tracciati della Gran Fondo del Conero Cinelli, dicevamo sullo steso percorso ma con partenza alla francese, ossia senza quell'assillo del cronometro, ognuno parte quando vuole, logicamente in un determinato orario, e dopodiché quello che conta è divertirsi. Vediamo nelle prime posizioni del gruppo le maglie della Copparo Sintesi, tra l'altro sponsor di questa manifestazione. Una manifestazione che ricorda anche Tarquinio Copparo, storico personaggio simbolo del ciclismo amatoriale non solo di questo territorio, del ciclismo amatoriale marchigiano, che appunto ha legato tra l'altro anche il suo nome ad un marchio storico, ad un negozio storico di biciclette. Quindi una bella iniziativa quella degli organizzatori del pedale Chiara Vallese, che hanno voluto ricordare appunto l'importante figura di Tarquinio Copparo. Attraversamento di Ancona, queste immagini ci fanno vedere quanto siano spettacolari le operazioni di partenza di una Gran Fondo, con queste manifestazioni dai grandi numeri che appunto propongono tanti partecipanti, e propongono anche proprio vere e grandi suggestioni in termini di immagini. Dicevamo, un importante sostegno delle istituzioni, quello al fianco di questa manifestazione, la provincia, il comune di Ancona, la regione Marche, con schierato in prima fila tra l'altro al fianco dell'organizzatore anche l'assessore alla mobilità Fabio Borgognoni e quello allo sport Michele Brisighelli, che abbiamo visto dare il via appunto alla manifestazione, dicevamo appunto assessori del comune di Ancona, logicamente il comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana guidato da Vincenzino Alesiani e il referente del settore amatoriale Massimo Romanelli. Usciamo dal centro abitato di Ancona in direzione Agugliano, dove tra l'altro ci sarà la divisione dei due percorsi, come abbiamo detto, quello corto che misura 90 km e quello lungo che ne misura 135. Si pedalerà su e giù per le colline panoramiche, con tra l'altro scenari autentici da cartolina che solo il Monte Conero sa offrire, sa regalare, con i suoi passaggi nel borgo di San Paolo di Iesi, Numana, insomma un percorso che tocca le località più importanti di questo territorio, un territorio che tutto il mondo ci invidia, un territorio che gli organizzatori del pedale Chiaravallese attraverso la Gran Fondo del Conero Cinelli riescono a valorizzare perfettamente. Dicevamo, una manifestazione che è la seconda tappa del Giro d'Italia Amatori, ma inserita anche nel circuito Marche in bici, è una prova di campionato d'Italia Gran Fondo e Medio Fondo ed è valida anche per la Gran Combinata Ciclismo. Una Gran Fondo del Conero Cinelli che quindi ha continuato a crescere nel corso della propria storia, questa è appunto la seconda prova del Giro d'Italia Amatori. Dopo il Trofeo dell'Amore che si è disputato a Terni il 26 febbraio, questa nuova importante manifestazione prosegue con l'appuntamento di Ancona e a seguire proporrà la Gran Fondo del Verdicchio a Senigallia, la Gran Fondo Valtidone Valluretta in provincia di Piacenza, Borgonovo Valtidone più precisamente, quindi la Gran Fondo delle Cerase Moser in programma Fara in Sabina in provincia di Rieti e quindi ultima prova la Gran Fondo Bellunese Ridley a Sedico in provincia di Belluno.
questi sono gli appuntamenti che porteranno poi al gran finale il 14, 15 e 16 settembre 2012 con le tre tappe conclusive che si svilupperanno sempre con arrivo ad Alba Adriatica, ma la prima prenderà il via da Tortoreto Lido, la seconda da Martinsicuro e la terza ed ultima da Giulianova. Una bella iniziativa. Prime fasi appunto di questa edizione della Gran Fondo del Cone Rocinelli, è stato bello ritrovare tra l'altro alla partenza anche appunto Alessandra Cappellotto, un atleta che ha regalato tante soddisfazioni al ciclismo italiano, al ciclismo di casa nostra, lei che ha conquistato un campionato del mondo ma ha conquistato importantissime manifestazioni. Tra l'altro era presente al via anche Barbara Lancioni, la vincitrice del 2011 di questa manifestazione, bene, non ha potuto essere al via in quanto Barbara è in dolce attesa. A proposito di questo, a Barbara vanno i migliori auguri di tutti gli appassionati del ciclismo. Proseguiamo quindi con queste immagini, dicevamo tante le iniziative collaterali, anche la Gran Fondina McDonald's, alla quale hanno partecipato tra l'altro 102 bambini e genitori. Si è trattato di una pedalata, una sorta di pedalata ecologica che si è sviluppata su un tracciato di 10 km per le vie del centro di Ancona. Insomma, un modo diverso di fare ciclismo rispetto a quello che viene proposto dalla Gran Fondo, ma è un modo, eccoci proprio con Alessandra Cappellotto che ha abbassato la bandierina a scacchi per dare il via a questa prova, un modo anche per riappropriarsi sotto certi aspetti di una città. Diciamo che i tempi in cui viviamo forse danno anche poco spazio ai ciclisti nei centri abitati. Con l'occasione della Gran Fondo del Cone Rocinelli c'erano zone chiuse al traffico e così appunto un centinaio tra genitori e ragazzini di Ancona hanno avuto modo di pedalare in sicurezza senza particolari problemi di traffico, di inquinamento nel centro della cittadina di Ancona, appunto con questa bella iniziativa. Quindi dicevamo organizzatori che non hanno lasciato nulla al caso per quanto riguarda questa prova. Alessandro Paternostro lo vediamo inquadrato, portacolori della S Roma Ciclismo, sono le prime fasi di questa edizione della Gran Fondo del Conero Cinelli. Come abbiamo detto, un migliaio i partecipanti a questa prova, la strada sta iniziando a salire, siamo in uno dei luoghi, dei territori più caratteristici del nostro paese, quella riviera del Conero, meta di turismo estivo, una riviera del Conero che si fa conoscere anche attraverso queste manifestazioni. Intanto nel centro di Ancona si sta concludendo la Gran Fondina McDonald's, appunto un centinaio di partecipanti, 10 chilometri, ma soprattutto la gioia di pedalare nel centro della città. Vi vediamo appunto con in spensieratezza per aver fatto una passeggiata, per aver trascorso qualche momento bello e in compagnia. Dicevamo, sono cose che fanno bene al ciclismo, logicamente c'è chi interpreta il ciclismo in un altro modo. Con le immagini siamo alla divisione dei due percorsi per quanto riguarda questa edizione della Gran Fondo Cinelli. Come abbiamo detto, un percorso corto da 90 km e uno lungo da 135 km, dopo Ancona i passaggi Aiesi, Cingoli, Filottrano, Castelfidardo, Loreto, Porto Recanati, Sirolo, via via il passaggio anche prima del traguardo di Ancona, portano appunto un migliaio di persone a percorrere queste strade. Un percorso diciamo non impossibile, non ci sono vere e proprie montagne, si tratta di salite abbastanza pedalabili e questa deve essere forse anche la chiave del successo di una manifestazione come questa, una manifestazione che appunto non si rifà a quelli che sono percorsi diciamo molto molto impegnativi che andrebbero comunque a limitare le partecipazioni. Le Gran Fondo devono essere viste come manifestazioni dei grandi numeri, manifestazioni di massa che coinvolgono più ciclisti possibile, non manifestazioni da riservare appunto ad un numero ristretto di partecipanti. Quindi una bella iniziativa quella del pedale chiaravallese. Intanto con le immagini siamo all'arrivo della prova sulla corta distanza, si prosegue con Emanuele Alessiani che ha messo in atto l'attacco decisivo e va così a vincere con una frecciata, aveva una freccia nell'arco e l'ha tirata proprio in zona traguardo. Vittoria per Alessiani,
anche della Petritoli Bike, Alessiani che precede Busbani. Vediamo il testa a testa tra Busbani e Pier Simoni, proprio Busbani a transitare in seconda posizione, Pier Simoni in terza, Focchesato in quarta e Orsini in quinta. Ma la bella vittoria, la bella affermazione è quella di Alessiani. Io non sono veloce, non posso aspettare l'arrivo qui sul viale in gruppo, perché sicuramente l'avrei persa. Sapevo che era ai meno 10, c'era questo strappo bello duro e allora ci ho provato. Sinceramente dopo oggi c'è un bel vento contro, arrivare all'arrivo è stata dura, però ce l'ho messa tutta e mi è andata bene, anche con poco vantaggio sono arrivato con una quindicina di secondi, ma sono bastati per alzare le braccia. Torniamo in gara con queste belle immagini che ci vengono proposte dall'operatore Fabio Zappacenere in motocicletta lungo il tracciato della prova che si disputa sulla lunga distanza. Motociclista Simone Gallotta, operatore al traguardo e regia Christian Bom. Dicevamo, gran fondo del Conero Cinelli, bella manifestazione che tra l'altro è stata baciata da una bella giornata di sole. Vediamo come gli organizzatori tra l'altro non abbiano lasciato nulla al caso. Siamo ora con queste fasi di corsa che ci mostrano il gruppo che è molto molto allungato in questo tratto di percorso, situazione ancora di studio. Come dicevamo, il percorso non è difficile, non è stata fatta grande selezione, logicamente al comando abbiamo un drappello dei migliori. Vediamo Cancanelli del Master Bike Lazio, quindi leader, tra l'altro leader della sua categoria per quanto riguarda il Giro d'Italia amatoriale. Cancanelli appunto che guida la speciale classifica. Giro d'Italia amatori che, come abbiamo già avuto modo di ricordare, si chiuderà nel mese di settembre. E ora siamo con un allungo che viene portato da Stefano Miniello del gruppo ciclistico Melania, quindi Luisiano Canizzaro dell'MB Lazio Ecoliri e Francesco Conserva della Autotrasporti Convertini. Sono loro che hanno allungato in queste fasi di gara. Stanno guadagnando un leggero margine di vantaggio nei confronti del gruppo, ma alle loro spalle abbiamo visto tre più immediati inseguitori che si stanno per riportare sulla testa. Si tratta di Italo Soldi, quindi Emiliano Bolletta e il campione d'Italia che vediamo appunto primo a riportarsi sulla testa della corsa, Fabrizio Ferri. Quindi a questo punto la situazione vede al comando 6 Battistrada. Li ricapitoliamo nuovamente: Miniello della Melania, Canizzaro della Lazio Ecoliri, Conserva dell'Autotrasporti Convertini, quindi Soldi, Bolletta della Redingo e il campione d'Italia Ferri dell'hotel ristorante Beppe e Rossella. Abbiamo visto intanto le immagini che ci hanno mostrato il gruppo degli inseguitori, tra i quali abbiamo riconosciuto nelle prime posizioni Chris Huber e Dimitri Nikandrov, atleti che si mettono sempre in particolare evidenza su questi tracciati. Intanto si prosegue, inizia la salita verso San Paolo di Iesi, 41 ia chilometri di gara percorsi. Le immagini ci stanno mostrando un drappello di inseguitori, logicamente i portacolori della Melania proteggono l'azione di Stefano Miniello. Stefano Miniello che è stato tra l'altro il promotore di questa azione. Dicevamo, c'è una fase di controllo in queste fasi di corsa, lunghi tra l'altro i rapporti che azionano questi partecipanti in salita, di una dimostrazione che sono già molto avanti di preparazione. Ci stiamo avviando verso il passaggio a San Paolo Centro, previsto anche il ristoro da parte degli organizzatori. Eccoci ancora con la testa della corsa, i 6 battistrada guidati dal campione d'Italia Ferri, quindi abbiamo visto Miniello in seconda posizione, via via tutti gli altri 4 partecipanti. Continua leggermente ad aumentare il vantaggio dei battistrada. Ora siamo con un quartetto di inseguitori, veramente bella la prova per i portacolori della Melania OMM stile Modì. Gli uomini di Fabrizio Petritoli controllano perfettamente, questo significa essere una squadra compatta, significa essere una squadra unita che gareggia con lo scopo, magari alla partenza senza un vero capitano, ma quando l'evoluzione della corsa porta al comando un atleta si corre tutti per quel protagonista. Insomma, un bel modo di interpretare le Gran Fondo, merita un plauso in modo particolare gli atleti della squadra presieduta da Fabrizio Petritoli. Proseguiamo
partiamo con la nostra sintesi che ci porterà verso gli ultimi chilometri di questa bella ed avvincente edizione della Gran Fondo del Cone Rocinelli. Sei uomini al comando che hanno trovato immediatamente l'accordo e che stanno pedalando, si stanno alternando con cambi regolari alla guida della testa, alla guida della corsa. Vediamo con queste immagini i gruppetti degli inseguitori. Logicamente ci sono anche gare nelle gare, si lotta per la conquista della prima posizione magari in una categoria che non è rappresentata nel drappello di testa, o magari si lotta semplicemente contro se stessi o contro un amico che ha deciso di passare una domenica all'insegna dello sport o all'insegna appunto di una passeggiata in bicicletta. Logicamente più passano i minuti, più passano i drappelli dei partecipanti, intanto vediamo c'è anche una grande organizzazione nelle squadre, vediamo i mezzi sociali, le ammiragli, abbiamo visto i cambio ruote, insomma possiamo dire che oggi una Gran Fondo non ha nulla da invidiare a una gara dilettantistica o addirittura ad alcune manifestazioni professionistiche per quanto riguarda l'organizzazione che appunto gli organizzatori mettono al fianco degli atleti. Soprattutto non viene mai trascurato l'aspetto della sicurezza, che è un aspetto fondamentale. Dicevamo, ci stiamo avviando verso le fasi finali, siamo sempre con i sei uomini al comando che andiamo a ricapitolare. Stefano Mignello, intanto siamo con un drappello di inseguitori, dicevamo sei uomini al comando che sono Stefano Mignello del gruppo ciclistico Melania, Luisiano Canizzaro dell'MB Lazio e Coliri, Francesco Conserva dell'autotrasporti Convertini, sono stati loro a proporre questa bella azione sui battistrada. In un secondo momento si sono riportati il campione d'Italia Fabrizio Ferri dell'hotel ristorante Beppe Rossella Team Mate, Emiliano Bolletta della Redingo e Italo Soldi. Appunto questi sono gli uomini al comando che si stanno avviando verso le fasi conclusive di questa prova. Abbiamo visto anche dalle belle immagini che ci sono state proposte dall'operatore in moto lo sfondo delle colline marchigiane. Come abbiamo detto, la magia del ciclismo è proprio questa. Abbiamo visto in precedenza la Basilica di Loreto, la magia del ciclismo che fa conoscere il territorio attraverso una manifestazione sportiva. Logicamente i partecipanti, e mi riferisco in modo particolare a quelli che stanno gareggiando, comunque sono che stanno gareggiando con puro spirito agonistico, magari hanno poco tempo per guardare il panorama, ma la maggior parte dei partecipanti ad una Gran Fondo si recano in una località, partecipano ad una manifestazione, quando siamo nel frattempo a Numana, dicevamo, partecipano ad una manifestazione con il puro scopo di divertimento e magari per conoscere un territorio. Abbiamo visto il Monte Conero in lontananza. Tra l'altro sul Monte Conero è previsto proprio il punto decisivo di questa edizione della Gran Fondo, Numana bandiera azzurra, una, tra l'altro una bella giornata ha fatto da cornice ai 1000 partecipanti. Ed eccoci appunto quando ci stiamo avviando verso le fasi più importanti della manifestazione, sempre con sei battistrada. Intanto nel centro di Ancona sta crescendo l'attesa per conoscere l'esito di questa edizione 2012, seconda prova del Giro d'Italia Amatori. Stiamo salendo con le immagini verso il Conero e c'è subito selezione. Subito selezione tra gli uomini al comando, sei battistrada, ci sembra un po' in difficoltà Mignello, altri hanno perso contatto nelle fasi precedenti. Mignello tenta di resistere in queste fasi di corsa e aggancia gli uomini che sono rimasti al comando, di fatto rimane al comando un quartetto. Abbiamo visto molto attivo tra l'altro Fabrizio Ferri, che è campione d'Italia della categoria M1, sia prosegue in vista dello scollinamento al Gran Premio della Montagna in queste fasi di corsa. Conero che potrebbe essere decisivo per l'esito finale di questa prova, un quartetto allungato quando ci stiamo avviando ormai verso gli ultimi chilometri. Anche in questo caso si azionano lunghissimi rapporti in vista della conclusione. Dicevamo una bella prova quella organizzata dal pedale
Chiaravallese, seconda tappa del Giro d'Italia amatori, un Giro d'Italia amatori che proseguirà il 22 aprile con la Gran Fondo del Verdicchio di Senigallia. Vengono assegnati alcuni punteggi per quanto riguarda le singole prove e saranno ammessi di diritto alle finali i primi 5 Elite Sport, i primi 5 Master 1, quindi i primi 10 delle categorie Master 2, Master 3, Master 4 e Master 5 e Master 6, i primi 5 Master 7 e Master 8, oltre agli abbonati. Ultimi chilometri per quanto riguarda questa Gran Fondo del Cone Rocinelli, c'è Bagar nel quartetto di testa, un quartetto di testa che continua a rimescolarsi in vista del finale, in vista della conclusione. Tra l'altro ci sono anche alcuni corridori che stanno rientrando particolarmente attivi alle spalle dei Battistrada, Nikandrov, Chris, quando siamo ormai alle porte di Ancona con gli uomini al comando. Dicevamo, un'azione che è cominciata appunto, un'azione che è cominciata nelle fasi precedenti intorno a metà percorso quando c'era stato l'allungo di Mignello, Canizzaro e Conserva. Vediamo tra l'altro Bolletta particolarmente attivo in queste fasi di corsa, è il portacolori della Redingo che sta forzando l'andatura, forza il ritmo in queste fasi di corsa. Bolletta riesce a fare il vuoto, riesce a fare il vuoto Bolletta, tenta di rilanciare il campione d'Italia Ferri, ma una bella azione, veramente una gran bella azione quella di Bolletta che con un lunghissimo rapporto, intanto vediamo proprio che stanno raggiungendo gli uomini al comando, i partecipanti alla Gran Fondo, all'iniziativa collaterale dei Senza Fretta, e qui abbiamo la dimensione di quanto sia impegnativa questa salita, della fatica che stia facendo in queste fasi di corsa Ferri. Vediamo intanto Bolletta che sta pedalando ad alta andatura in salita, abbiamo visto alcuni partecipanti alla prova dei Senza Fretta addirittura scendere di bicicletta. Bolletta controlla la situazione alle sue spalle, siamo a 10 km dal termine, il Conero, territorio molto accattivante dal punto di vista dei panorami, ormai Bolletta è riuscito a fare il vuoto, è riuscito a fare il vuoto, alle sue spalle sono rimasti in due in queste fasi di corsa, sia prosegue intanto con la testa della gara che è sempre rappresentata da Bolletta che prosegue nella propria azione. Con la sintesi passiamo a 5 km dal termine, una coppia di campioni d'Italia insegue il bravo Battistrada, il bravo Bolletta, portacolori della SD Redingo, che anche con una certa tranquillità è molto sicuro della propria azione, transitato al cartello dei 2 chilometri all'arrivo, intanto alle sue spalle le carte si stanno rimescolando, stanno per rinvenire sugli altri anche Nikandrov, Chris, diciamo che quanto mai è sicura l'azione di Bolletta verso il traguardo, tanto è ancora tutto da decidere alle sue spalle. Bolletta, lo ricordiamo, difende i colori della Redingo, è un Master 2, si sta avviando ormai verso la conclusione, verso il trionfo in questa edizione 2012 della Gran Fondo del Conero Cinelli. Ancona si appresta ad accogliere l'arrivo vittorioso appunto di Bolletta, che ha fatto veramente la differenza in salita sul Conero, uno scatto deciso, hanno cercato di resistere gli inseguitori ma non c'è stato nulla da fare, finalmente può alzare le braccia al cielo ed è lui, ed è Emiliano Bolletta che va a trionfare sul traguardo di Ancona e a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Gran Fondo del Conero Cinelli. Vediamo ora cosa accade alle sue spalle per quanto riguarda lo sprint per la seconda posizione, sono rientrati gli inseguitori ed è Nikandrov che va ad aggiudicarsi il secondo posto davanti a Chris, Canizzaro, Minello e Ferri. Insomma, particolarmente riuscita questa bella edizione della Gran Fondo del Conero Cinelli, intanto si susseguono gli arrivi, si chiude quindi con il trionfo di Emiliano Bolletta, l'edizione 2012 della Gran Fondo del Conero Cinelli. Veramente una bellissima corsa, non speravo di vincerla, poi ho visto che
avevo le forze, ho provato, è andata bene e diciamo che avevo il rammarico di domenica 26, il secondo a Terni, ecco, oggi mi sono un po' rifatto, ecco. Ricordiamo che la vostra squadra è appena nata e già vi state presentando come una delle formazioni più vincenti in Italia. Sì, è il primo anno, devo veramente ringraziare il presidente Paolo Piacentini e il team manager Leandro Fioroni, hanno creato veramente un gruppo di atleti, ma soprattutto un gruppo di veri amici che collaborano, si danno battaglia, un gruppo veramente amalgamato. Sono veramente contento di far parte di questa squadra, ecco. Una corsa organizzata veramente bene, strade in sicurezza, percorso chiuso, rotatorie segnalate, ristori, veramente impeccabile organizzazione. Olga, un atleta della Cinelli che vince la Gran Fondo del Conero Cinelli è una vittoria che vale doppio. Esattamente, finché ci correva la Barbara non siamo mai riusciti a vincerla e quest'anno finalmente che lei ci ha lasciato strada libera l'abbiamo vinta. Ettore, ha iniziato questa stagione con un pallino fisso, conquistare la maglia di leader di categoria al Giro d'Italia Amatori, oggi ce l'hai fatta. Sì, oggi ce l'ho fatta, è una novità con Fabrizio, Fabio, tutti amici, sono partito per fare questo Giro d'Italia, sono venuto a Terni apposta perché volevo prendere la maglia del Giro d'Italia e oggi, diciamo, nella categoria mia ce l'ho fatta a mettere la maglia, anche se c'è stati un po' dei problemi lungo il percorso, però alla fine ce l'ho fatta. Ecco, specifichiamo, di solito l'elettronica aiuta voi atleti, non è oggi il caso. L'elettronica aiuta per le persone che conoscono bene l'elettronica, io non sono proprio molto avanti nell'elettronica, mi si è scaricata la batteria del cambio elettronico e ho dovuto fare le salite col 53, quindi ero nella fuga di testa e ho dovuto lasciare, però è andata bene uguale. Una salita col 53, eri un po' il cancellara della situazione. Sì, però cancellara lo fa girare, io no. Sandra Cappellotto, lei è abituata al ciclismo ai massimi livelli, ha vinto una maglia di campione del mondo, è bello però quando il ciclismo come oggi diventa una festa di piazza. Sì, è bellissimo per la Gran Fondo, a parte che sono atleti ai massimi livelli anche questi, non hanno nulla che ad invidiare a veramente i professionisti o alle donne professioniste, ma è bello vedere anche la manifestazione che hanno organizzato per i bambini, c'erano un centinaio di bambini. E quindi i genitori, le mamme, molto bello, molto bello.